Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui di nuovo con Just Cause 3. Riprendiamo esattamente da dove ci siamo lasciati, quindi spiccionando da qui sopra. Dopo aver fatto saltare il missile, c'era il signor Frigo, Mario Frigo, che voleva parlarci. Occhio, siamo arrivati un po' troppo sportiveggianti. Possiamo aprire questo così. Scusi, c'è una mucca in amicizia. Posso? Scusi, mucca. Aia, no! Ma che cos'è? Abbiamo fatto un colpo di tacco sulla mucca, mi scusi. Scusi mucca, non l'abbiamo fatta apposta. La. Ok, le mucche volanti. Aia. Aia. È arrivata la mucca. Ma ok, mi spiace per la mucca. Ah, mucche e vino si chiama la missione, vabbè. Facciamo la missione mucche e vino. Sono convinto, Mario, che sarà estremamente sportiveggiante. Che c'è di così importante? Mario! Ma dove sei? Oh no. Sono stato trasformato in mucca e solo il bacio di un principe libererà Murio dalla maledizione. Per fortuna non sono un principe. Forza, bacia la mia bocca da mucca. No. Murico. No. Dimmi dove sei, così posso ucciderti. Solo il tuo bacio svelerà la verità. Stavolta ti uccido davvero, cazzo. Ah, ha baciato la mucca! Ehi, ragazzi, Rico ha baciato la mucca! Tu non sei più il mio migliore amico. Non incazzarti, siamo alla vigna da cui proviene il vino della riserva speciale di Muvello! Questo è altro per Murio. Ah, ok, l'hanno tagliato così. Comunque non stanno benissimo questi tipi, direi. Raggiungi la vigna. Dov'è la vigna? C'ho un mezzo di trasporto, Rico, no? Ma è stato divertente. Sì, eh? Hai baciato una mucca. Allora, aspettate, vorrei... Ti ucciderò comunque, Murio. Provare a... Ok, così. Poi là. Ci arriveremo con calma e circospezione. Il nostro Rico che si è lanciato su una mucca. So gusti, so gusti. Vediamo se riusciamo ad arrivarci prima di atterrare di pancia. Attenzione, perché questo è uno di quegli insediamenti che non abbiamo ancora conquistato. Quindi secondo me si incazzeranno se ci... Scusate, eh. No, ci sono quegli aerei, cazzo, questo lo voglio. Dove siamo? Qui. Ok, vabbè, questo ricordatevelo. Vediamo. Sta tra il porto, eccetera, ci aspettate. Plaggio, ok. Va bene, va bene. Zitti, zitti, siamo arrivati alla vigna con cattiveria. Aspetta. Occhio, occhio. Occhio là. Aia. Qui c'è un camion carico di vino. È la riserva privata del generale. Ma ce la dobbiamo fregare? Possiamo fare una bevuta? Vino? Con più barili possibile. No, aia. Vino qualsiasi. Questo è... Aia. Ma come cazzo? Frigo degli alcolici. Mi sa che faremo cadere un bel po' di vino qua, da come si muove anche sto camion. Sull'aereo avessi dato il massimo, ma cavalcare piano. Visto la sportiveggianza. No, non cavalcherò mai un missile. Piano. Dovessi vivere 200 anni, non farò mai niente di così figo. Lasciatelo dire. Occhio. Da uno che l'ha cavalcato un missile. È veramente figo. Sì, eh. Allora, in realtà vorrei cercare di farci arrivare tutti. Piano. È persino nelle botti di legno e non nelle taniche. Piano, stiamo prendendo troppa velocità. Di alcolici mettono nelle taniche. Piano, piano, piano. Ma se facciamo... Scusate, ho scoperto a mie spese. Non possiamo tipo mettere il rampino così e qua, così li blocchiamo? No, eh. Probabilmente non funzionerà. Però sarebbe stata una buona idea, no? Vediamo. No, sto cazzo.
Vabbè. Diciamo che ci abbiamo provato. Come idea, occhio, occhio. Sì, vabbè, ma se qua si sparano pure. Aspettate, spero che sia esploso tutto quello che doveva esplodere. No, ecco. Aspetta, aspetta. Piano, piano. Occhio, ma si muovono in modo un po' molto poco sportiveggiante. Ok. Sì, penso che arrivano con meno barili semplicemente perché se li sono bevuti. Ma questi dannati automobilisti ci faranno versare il vino. Lascia fare. Rilassati, Mario. Ci saranno almeno 400 galloni di vino qui. Quanto sarebbe in litri? Molti. Occhio, occhio. Le curve che sti barili mi sa che... Oh, quel camion. Merda. Lasciamolo andare. Occhio. Eccola. L'importante è che non esplode anche l'autobus. Scusi, è sentito le dai coglioni. Non ce ne facciamo niente, Rico. Che senso? Se ancora non sono arrivato. Attenzione, qui c'è una band come quelle che abbiamo conosciuto in un altro episodio. Aspetta, ma... Ah no, dove cazzo devo passare? Scusate. Ah, stanno appostati là. Scusate, giovani. Piano. Ah, stavano a fare il festone. Serviva il vino. Bene. C'è una chitarra che suona da sola, forse. Lì dietro. Sì. Vabbè. Diciamo che tecnicamente non siamo proprio su livelli stratosferici, se vogliamo guardare il capello. Comunque. Almeno il vino l'abbiamo portato tutto, sano e salvo. Ok, mucche e vino è fatta. Vediamo... Ma scusa, siamo arrivati noi e è finita la festa. Enrico, gli sgherri di Diravello hanno seguito Dima dalla tua cavalcata missilistica. Ci sono guai in vista, amico. Incontriamoci vicino vabbè. Al faro. Adesso possiamo utilizzarlo con sportiveggianza. Dove sarebbe sto faro? Ah, ci dobbiamo fare un po' tutta la costa. Allora, facciamo una cosa. Io direi... Aspettate, c'è un'auto sportiveggiante lì sotto. Scusi. Là. Oppela. Ne voglio uno. Da dove si passa? Qui? Dai, è così. Questa va bomba, eh. Occhio. Occhio. Drapata. Aia. Senti il sound. Allora, il sound delle auto è figo, però è abbastanza sportiveggiante, soprattutto delle auto sportive, appunto. Fai così. Ma se tanto mi dà tanto, io non posso fare così. Ah, è troppo costa, è troppo costa. Un po' meno costa dovevamo fare, un po' meno costa. No, perché sei morto, scusa? Cioè, capisco che magari alla salute non faccia bene una cosa del genere, però, dico, magari a saperlo mi buttavo un po' prima in acqua. Non pensavo morisse, cioè, esplodesse l'auto così. Certo, potevamo avere qualche sospetto, che accadesse una cosa del genere. Comunque, diciamo che ci ha sorpreso. Oh, scusate, surfa su un cazzo di razzo. Dite che esplode dentro un'auto così. Vabbè. Vediamo. Carica abbastanza velocemente. Stavolta forse sì. Forse sì. Dai. Oh. Magari stiamo un'altra volta qua. Aspettate. Mm.
No, lui vestito così o lei, non so cosa sia. Ma scusate, anche voi. C'è un'auto sportiveggiante? Ditemi di sì, dai, che mi stavo sfiziando con... poi torniamo. Ma che me vuoi investire, fratello? Vaffanculo. No, questa è troppo figa comunque. Mi scusi, eh. Ci riproviamo, eh. È sportiva? No, è un cazzo di motorino di merda, vabbè. Aia. Dai con il sound. Scusate, scusate, ho visto la rampa, volevo prenderla in un modo o nell'altro. L'abbiamo presa in un modo eccellente. Attenzione, mi sa che abbiamo qualche piccola problematica dal punto di vista della convergenza. Forse sì. Non è proprio in formissima l'auto. Vabbè, scusate, chi non avrebbe fatto un salto quando vedi che l'obiettivo è esattamente davanti a te e tu hai la possibilità di lanciarti come se non ci fosse un domani? Quell'altra però era più sportiveggiante, andava più veloce, più cattiva. Non so se ce l'ho nel garage, non mi ricordo se l'ho fregata. Attenzione, questa è una zona che non abbiamo conquistato. Scusi, eh. Ma perché allerta? Forza. Oh, bella. Ci segnalano scontri. Dai, che possiamo passare anche. Ma dove cazzo mi sta facendo andare? Nella zona, a tutte le unità, convergete. Era giusta la strada? Cioè, nel senso qui a sinistra, forse sì, però no. Ci può stare, ci può stare. Là. Dispaccio, richiesta ricevuta. Cazzo, rimporti cazzo. In arrivo. Cazzo, va bene così. Abbiamo fatto una scorciatoia. Del protocollo di ricerca. Trovatelo il prima possibile. Ma andiamo giusti qua? Sì, sì. Occhio. Rinforzi di terra in arrivo alla vostra posizione. Occhio. Ho notato un po' di acqua, quindi. Dai, siamo arrivati al faro. Di prima noi, vabbè. Unisci i puntini. Vediamo di cosa si tratta. Sto Mario Frigo non sta bene comunque. Dov'è Mario Frigo, tra l'altro? Non viene con noi. Oh, è in giro a raccogliere dati che pensa siano importanti per la causa ribelle. Parlava di veicoli che prendono fuoco dalle parti di Corda Dracon. Cosa? Ora, laggiù ci sono motovedette militari. Ehi, figliolo, bel volo, atterraggio perfetto. Sheldon, concentrati. Sì, vedi quelle motovedette laggiù? Beh, si stanno fiondando a fermarla. Motovedette? Perché non l'hai detto subito? Ah, non preoccuparti, Rico, è tutto sotto controllo. C'è il tuo amico Mario con lei. Inutile. Buon viaggio. Bravissimo, prendi l'elicottero almeno stavolta. Possiamo andare con sportiveggianza. Questo tra l'altro dovrebbe essere l'elicottero che è anche il lancio a razzi. No, stavo vedendo qualcosa. Cos'è? Ok, occhio. Mario! Mario, sei lì? Rispondimi! Mario! Sheldon, dov'è Mario? È una parola qua, sono abbastanza lontani. Comunque si stiano dirigendo quei rinforzi. Se gli succede qualcosa sarà colpa tua, Sheldon. Non facciamo drammi, il tuo amichetto starà bene, ne sono sicuro. Ah, ehi, Rico, fossi in te starei attento a quelle batterie di missili. Batterie di missili? Sheldon, in che cosa mi sto cacciando? Almeno ti stanno dando qualcosa. Cazzo! Il rabello si è
Guarda se esplodono ste cazzo di... Occhio. Allora, calcolando che dobbiamo stare attenti, come ha detto, alle batterie di missili. Queste sono... Ecco. Cazzo. Merda. Vabbè, ma una parola qua. È affondata, è affondata. Okay. La situazione si sta scaldando, mi farebbe comodo un po' di aiuto. Arrivo, aspetta, prendo un po' di mira, magari da qua. Mi sto già muovendo. Mi evito le batterie, no? Vicino alla costa. Ehi, Dima, dove siamo? Mario? Mario? Ok. Mario Frigo è un grande uomo d'azione. Ha appena fatto saltare in aria una barca. Anche se un po' di aiuto gli servirebbe. Arrivo, arrivo a Frigo. Mi c'è un'altra zona da conquistare, non torna. Non temere, Rico. Ho lasciato qualcosa per te. Io sto bene così in realtà. Ok. Ma già che ci siamo? Merda. Amicizia. Aspetta, c'è qualcos'altro che si avvicina. Altro elicottero? Sì. Se lo becchiamo da qua. Oppela. Grazie per essere venuto, Rico. Siamo intrappolati tra i soldati e un campo minato. Riesci a passarci in mezzo? Non è un lavoro per Dima e a me piace troppo sparare. Momento. Qualche sfiducia, ma già che sono qui. Ok, come vedete approfittiamo, almeno ci sono conquistati anche l'insediamento. Ma se lancio un po' così a gratis esplode? Ma non tantissimo. Perché a livello di mira sto coso non è proprio il top, eh. Sali sulla motovedetta, però prima... Scusate, faccio una mezza pulizia qua. Capisco la motovedetta. Attenzione, ci sono altri... L'amicizia sempre. Una volta che abbiamo un elicottero buono, ragazzi, usiamolo. Calcolando che non ci capita proprio di frequente di avere un elicottero del genere. Ok, aspettate, ci sono anche questi qui. Ok. C'era qualcos'altro allora, aspettate. Perché se non ce l'ha sbloccato c'è qualcosa che ci sfugge. Vediamo. Già che ci siamo. No. Vediamo, non è che fa parte di un accampamento più grande? No, sembra di no in realtà. Quindi... Ah, ok, c'è quello lì. Non so se avete visto. Ok, perfetto. Abbiamo conquistato anche un altro insediamento. Bene, ora possiamo andare. Ma che fa? Me rimette le mine. Aspetta, va. Parcheggio qui. Scusate, mi insinuo. Anche
qui ci sono altri elicotteri. Oh, oh, merda. Vabbè, allora sei un po' figlio di zoccola, eh. Vaffanculo, va, riprova. Cazzo. Sì, ma queste esplosioni così a gratis. Certo, diciamo il parcheggio forse non era dei migliori con l'elicottero perché c'era il recinto. Però, dico io, magari una palata e lo distruggiamo sto recinto. No, il recinto ci ha respinto proprio con cattiveria e siamo rimbalzati contro la montagna. Bene, bene. Stiamo morendo ed esplodendo insieme a un sacco di veicoli in questi video. Bene. Vabbè, ci sta. Grazie per essere venuto, Rico. Non tu vuoi. Siamo intrappolati tra i soldati e un campo minato. E io che devo fare, guida? Non è un lavoro per Dima e a me piace troppo sparare. Aspetta. Come cazzo si entra? Sto incastrato. Porca puttana. Aspetta, a parte rimettiamo questo. Mi dice come entrare nel veicolo. E alcune modifiche al veicolo. L'ho equipaggiato con il nitroso. Scusa, ma dobbiamo passare per forza qua? Non ho capito. No, non è per sfiducia, ma mi sembra un po' una stronzata dover passare qui. A meno che non me l'ha piazzato proprio là l'informatore. No, sta dall'altro lato. Allora sti cazzi. Aspetta. Scusi. Fare un attimo di manovre. Dai, così. Ok, va bene così. A bomba. Che un ipersalto ci sta. Pronti. Rico, incontra il tuo contatto sulla spiaggia. Dovrebbe avere informazioni sulle tasche. Aspetta, cazzo. Aspetta, ci siamo arenati un attimo. Momento che poi vi ributto. Vi ributto la barca un po' più in là, eh. Mi spiace. Una mano che non va, eh. Ok. Vediamo un po' se riusciamo a incontrare sto tipo e soprattutto a riprendere la barca. Ci ha preceduto, perché... Dima. Sono morti. Sì. E tra l'altro in modo imbarazzante, direi, come dei sagomati. Ma non lo so. Diciamo la mimica della morte non è propriamente il top per queste persone. Sono morte con un po' di imbarazzo, direi. Dima. Cosa? Ah, sì, peccato. Dobbiamo muoverci. Anche il prossimo contatto potrebbe essere in pericolo. Sì, eh. Prossimo contatto, vediamo, ci dobbiamo fare un bel po' di strada. Vediamo se... Un momento, dobbiamo girare qua a destra, ok. Sparate, sparate intanto. Occhio alle mine. Viste, viste. Andiamo con sportiveggianza. Nel caso con l'ipersalto. Grandissimo. Sì, ho capito, voi però. Io mi scanso perché questi secondo me esplodono qua. Sti cazzi. Siamo arrivati in ritardo anche, ecco, per lui, Dima. Anche questi morti in modo un po' meno imbarazzante, però ci pensavano i vestiti a compensare la cosa. Vediamo se riusciamo ad arrivare all'altro gruppo, eventualmente. Ci sarà qualche gruppo. Credo che con il prossimo andrà meglio.
Scusate. Non è un problema. Il prossimo non sarà morto. Sì, lo dice lei. Dov'è che dobbiamo andare lì? Vai, dai. Turbo a bomba. Aspetta. Occhio, gira, gira. E cazzo. Momento. Scusate, Aspettate, vi do una mano. Poi va, riporto indietro la barca. Facciamo così. Occhio, sta precipitando un elicottero. Sì, basta che non mi precipita in testa. Ecco. Facciamo così, che la tiriamo un po' indietro, sta barca. Occhio. Sì, intanto sto ritirando indietro. Sto cercando di ritirare indietro. Non è che funzioni più di tanto. No, mi sa che si è bloccata. Vabbè, sto cazzo. Possiamo caricare il checkpoint. Famo così, perché sennò non credo saremmo riusciti a recuperare la nostra bagnarola. Vediamo se il caricamento è abbastanza veloce, così ci buttiamo subito. Allora, il problema è il destra-sinistra, che è proprio lento. Capisco che, vabbè, giustamente è una barca, non è che sia una bicicletta, però in queste fasi ci siamo un attimo arenati. Proviamo a vedere di prendere la curva. Ma in realtà, perché dalla distanza non capivo se lì dove era la gippina c'era la possibilità di saltare e andare oltre, perché non si vedeva se c'era dell'acqua o solo montagna. Che poteva essere magari tipo una grotta. Adesso lo sappiamo che, perché così dalla distanza non si capisce benissimo. Poi una volta che abbiamo preso la curva in quel modo, arrivederci, grazie. Stavolta freniamo. Piano. Piano. Uffela. Piano. Dai, è così. Da questi. Papa. Occhio, eh. Cazzo. Qui è pieno di mine. Visto, visto. Don't worry. Andiamo con sportiveggianza. Occhio, occhio. Ok, va bene, uguale. Famo che va bene così. Siamo arrivati con cattiveria. Io voglio restare sulla barca. Tu vieni con noi. Hai portato più amici del previsto, Dima. Beh, sì, la situazione è cambiata, Annika. È più pericolosa. Già, lo vedo. Dima, non mi vuoi Sto parlando con Dima. Teo. Enrico. Io sono Mario, fratello. Non sono tuo fratello. Credo che tu abbia sottovalutato il valore delle tue informazioni, Dima. Perché mai vorresti far incazzare di Ravello? Mm? Voglio il doppio. No. 1,5. No. Sei ancora un osso duro. Dai, Teo. Dima, resta in cabina. Ok. Tu hai molte armi, sai come usarle? La cosa si fa molto interessante. Dobbiamo spaccare dei culi con cattiveria. Allora, sì, ma non c'è qualche altra... Sì, delle armi ce le ho, ma non in grado di fare così tanti danni. A meno che... Ma guarda sto... Ma dai, ma cazzo, ma dimmi tu che... Cazzo di rincoglioni. Cioè, mentre sto a sparare mi passa davanti. Vabbè. Ah, riproviamo. Freghiamoci l'elicottero. È l'unica cosa che possiamo fare, perché altrimenti non è che possiamo fare un granché.
se poi questi qua mi passano davanti, io una volta che ho sparato, quello, il colpo è già dietro la nuca del nostro alleato, che tra l'altro non era morto però, cioè non l'ho visto più, però se era uno di quei tre con la barra non era morto. Quindi famo che aspetto l'elicottero. Ammazzatevi tra di voi, vaffanculo, perché non è possibile che... Dammi l'elicottero, dov'è? Ecco. Scusi, aspetta, rampinata. Mi dispiace, Ok. Ok, adesso abbiamo una possibilità in più. Attenzione, abbiamo fatto con sportiveggianza, ci siamo lanciati in acqua, ma è semplicemente perché dovevamo far fare un bagno. Oppela. Dove? Là? Vabbè, piano piano. Facciamo così. Ok. Aspetta, c'è il cecchino là. Eccoli che arrivano, Rico. Ho capito, stai calmo. Momento. Questo è anche un cartellone, quindi già che ci siamo. Bella. Attento, Rico. Arrivano. Aia. Puttana Eva. Ok, quella è una nave più cazzuta, direi. Merda. È una parola. Un momento. Ci proviamo, ma non assicuro niente. Ok. Ci aveva preso di mira. Fortuna ci ha sparato una sola cannonata. Frigo e l'altro vincono ancora, Mario. Mario, Dima, mi sa Non qui, sta benissimo. Largo. Portiamolo dentro. Annika, posso stabilizzarlo al covo. Rico, ti mostro dov'è. Bene. Che famo? Diamo di nuovo la bagnarola. Siamo pronti. Sì, beh, con questa guida non so se... Secondo me era lei alla guida, non noi, Perché noi non avremmo mai fatto una curva così, Siamo precisi e perfetti nelle nostre traiettorie. Sì. Vediamo. Sti caricamenti però dopo un po' rompono i coglioni, perché ogni 3x2 carica è anche un bel po', quindi non lo so se risolveranno. In realtà ne dubito, perché però diciamo che il gioco, vabbè, ha le classiche limitazioni, anche i primi due Just Cause erano così, cioè divertenti sì, però alla lunga un po' troppo ripetitivi, tecnicamente non proprio all'avanguardia, né dal punto di vista visivo, né dal punto di vista dei bug, glitch, animazioni, eccetera. È sempre stato un gioco non al passo coi tempi sotto molti aspetti. Solo le fasi, diciamo, di cazzeggio, un po' così, rampino, le esplosioni, eccetera, eccetera. Quelle sono le cose più divertenti. Per il resto, diciamo, ha i suoi limiti. E non sono pochi. Come vorrei che stessimo lavorando ancora a quella macchina. 17 anni e nessun pensiero. Ma c'è un picciono fermo qui sopra. Ti ricordi, Rico? Quello lì. Ma che cos'è? Questo vi dicevo, molte problematiche tecniche. Qui, Rico, fermati qui. Attento. Ci penso io. Come ti sembra? Emorragia interna, brutto trauma, forse letale. Sei proprio ottimista. E infatti. Ci si può fidare di quei due? Non sono della ribellione, ma hanno lo stesso nemico. Non temere, Teo ha curato di peggio. Spero tu abbia ragione. Tienimi informato su Mario. Ok.
Vediamo se finita questa missione ci dirà qualcosina, sempre che sia finita la missione, presumo di sì. Nel caso ci salutiamo, anche perché siamo andati un po' per le lunghe, questo episodio è uscito un po' più lunghetto, però la missione era abbastanza impegnativa. A parte le nostre cappellate, missione compiuta, unisci i puntini. Ok, allora prossima missione è qui sopra, aspettiamo che ci arrivi il messaggio, ecco. Ci servono cure mediche, raggiungici al covo il prima possibile. Ok, va bene ragazzi, allora a questo punto direi che ci possiamo salutare qui. Mi raccomando, come sempre, commentate, fatemi sapere la vostra. Lo proviamo. E niente, ci vediamo al prossimo appuntamento. Allora, un saluto a tutti da quel tale Ale. Ma Mario è questo qui, sì. Scusi, eh? Sì, ok, sta benissimo. Ci vediamo alla prossima.